Questo programma è offerto da AgriRaffa, il pecorino speziato. Buona Domenica Classico 500 grammi Amadori. Citterio, speck affumicato. Granoro, pasta di semola di grano duro, formati normali. Cuori Lindor, latte. Martini, autore di sapori. Monge, pet food. Priore, panificio in Ascoli Satriano. Caseificio Quattro Torri Molinara. Rovagnati, pancetta sgrassatella. Siciliani, industria lavorazione carne. Cioccolatini Sorini, le preziose Isabaudi. 3C, prosciutto crudo parmense. Salumi Villani, mortadella La Santo. Centro sociale occupate, noi co cazzo ci lasciamo, è nato. Centro sociale. Oggi ha iniziato tipo anarchico il nostro elfo. Perché, ecco, perché centro sociale occupato. Ecco, buongiorno a tutti, venerdì 21 febbraio qui al Convidi, via Mastelloni, Foggia, pane e quotidiano. Ci siamo ancora una volta, sono noi orfani di Peppone che fa bagordi la notte e poi arriva come una pezza la mattina e non ce la fa. Tutti ci dicono che Peppone gnafa. Allora parliamo come al solito di un argomento, anzi parliamo di un argomento nuovo, perché a Foggia non se n'è mai parlato. Voilà, Buche monta la rabbia. Non la rabbia, l'apostrofo a rabbia, la rabbia, eccola qui. Perché, Tony, questa città è impraticabile. Piena di buche. Soprattutto la rabbia sarà degli automobilisti e anche delle persone anziane che... Cioè, provate a camminare voi con una sedia a rotelle, no? Immaginate, infatti, un invalido. Cioè, non è possibile. Io ricordo... Tanti anni fa, quando facevo il giornalista, facevamo un servizio, ora sono un pagliaccio metropolitano, pagliaccio italiano, e io mi ricordo che feci un servizio con un amico che saluto, Thomas Auracher, tedesco, però ormai foggiano, foggianazzo, che purtroppo costretto sulla sedia a rotelle non riusciva a raggiungere da casa sua, vicino Parco San Felice, la chiesa di San Guglielmo e Pellegrino, dove andava a fare riabilitazione, perché c'erano le barriere architettoniche, c'erano le macchine sui marciapiedi, ma soprattutto c'erano un sacco di buche. Allora, io lavoravo ad Antenna Sud nel 2004, ora è il 2014, 10 anni fa. Non è cambiato nulla, fa schifo uguale, Foggia fa schifo, quindi sindaci, la prima cosa, asfaltate questa schifezza di città, perché questa città fa schifo. Poi, altra cosa, la possiamo dire, foggiani, oggi piove, ma è possibile che quando piove ve ne andate nel panico, per raggiungere via Mastelloni, da via Bari, ci vogliono 20 minuti, perché vabbè, ci sono le donne simpatiche, gli esseri più arroganti del mondo per strada, che vanno per cacchi loro. Poi ci sono... le persone più pericolose al volante, gli anziani col cappello, il tipico anziano col cappello, perché va ancora più piano. Poi ci sono quelli con il SUV, che più grosso è il SUV, più piccolo è il cervello, perché non lo sanno guidare il SUV. Non lo guidate allora il SUV. E poi c'è la pioggia, basta un millimetro cubo d'acqua ed è la fine.
ragazzi, imparate a guidare. Non è che ve lo sta dicendo Niki Lauda, però imparate a guidare. Elfo, tu sai guidare? Certo. Cioè, hai la macchina? Certo. Cioè, e quando piove che fai? La lasci la macchina? E lascio e vado a piedi. Oh, bravo. Comunque, quando infatti, tornando a questa notizia, che non è una notizia, è oramai un tormentone. Ci sarà il remake del cartone animato Lotti. Faranno un campo da golf a Foggia. Infatti, dovremmo farla noi la... No, ma qua di Lotti si parla solo di lottizzazione, cioè qua gli unici Lotti che ci sono. Noi siamo abbastanza arrabbiati con Foggia. Poi c'è questa oramai routine di fare la guerra a colpi di Facebook tra i politici. Sì, ormai si affrontano sul ring di Facebook. Invece di affrontarvi su Facebook e dire un sacco di cazzate, lo possiamo dire. Muovetevi, fate qualcosa, perché questa città è morta. Oh, che fingete di dire che ad Amendola si vola, che è una stronzata, si può dire. No, che fingete di dire qua la criminalità va combattuta. Combattete per la criminalità, non a parole. Vabbè, oggi siamo proprio arrabbiati. Io con Foggia sono sempre arrabbiato, perché mi dispiace, cioè io sono stato per tanti anni a Foggia e non me ne sono andato, però... Piero ha scelto Carapelle a Foggia. Pensate un po', io vivo meglio a Carapelle, vabbè, però... Ma non perché Foggia non mi piaccia, però... Carapelle è anche un bel paese, Sì, Carapelle è un bel paese, però non è possibile ogni giorno lottare sempre con le stesse chiacchiere. Oh, c'era un uomo che lottava in maniera diversa, cercava un corpo a corpo un po' diverso. Sì. Dove sta? Eccolo qua. Commentiamolo. Si apparta con due prostitute, derubato del portafogli nel focoso abbraccio. È andato sulla circonvallazione, ma chi gliel'ha rubato il portafoglio? Vediamo. Scese in tutta fretta dall'auto del cliente per salire su quella di un complice che l'attendeva lì vicino. Buongiorno. Ecco, quindi sono... Ah, almeno, dice giustamente il giornale... Ma battuto le chiavi? Le chiavi? No, siamo solo amici. Almeno non l'hanno multato di 100 euro per essere andato a prostitute. Però ecco, guardate... addirittura le prostitute lo hanno rapinato. Avete visto? Andate a prostitute, andate. Cornute e mazziute. E poi la solita cronaca, ormai regina dei nostri giornali, la morte di Genzani scatenò la guerra nel primo semestre 2011, due omicidi e altri due agguati falliti. Ricordiamo la vittima Giuseppe Genzani, uccisa nel 2001. Si parla sempre di mafia e di criminalità a Foggia Poi c'è uno sfogo, lo sfogo dei vigili urbani. Ricordiamo che c'è stata un'aggressione ai danni del tenente. Ma l'hanno rintracciato l'aggressore? Sì, l'hanno rintracciato. Il problema è che li hanno rintracciati, ma che succede? Stanno fuori simpaticamente a ripicchiare le persone. I vigili, noi abbandonati senza mezzi protezione. I manganelli ci sono, ma non vengono assegnati, non a norma. Questa è Piazza Cesare Battisti, dove è avvenuta l'aggressione che ovviamente noi stigmatizziamo. Non si può, ma vi rendete conto? Ma che città civile è questa? Ma che città è? Oggi ce lo confoggia. E poi, eccolo qua, questo è Mario Falco, lo conosceremo la settimana prossima. Mario Falco, il presidente provinciale della Federazione Italiana Cuochi, che agli internazionali di cucina di Massa Carrara presenterà il suo istituto, che è le Inaudi di Foggia, l'alberghiero, con delle ricette. Lui parteciperà agli internazionali di cucina. Salutiamo le Inaudi di Foggia. E perché li salutiamo? Perché si sta avviando una bella collaborazione con loro, e alla sfida ai fornelli di mercoledì e sabato prossimi vedrete cosa accadrà. Ricordiamo che domani c'è un'altra sfida ai fornelli, quella tra Maria Luisa D'Ippolito, capodelegazione del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, e Luigi Dell'Icarri, un cliente di Convi, non ve lo perdete alle 21:15. Io nel frattempo chiamerei il bel Luciano. Se c'è, per vedere qual è il piatto del giorno. Andiamo a vedere qual è il piatto del giorno. Fatemi passare. Con Luciano. Salutiamo Antonella e Alfredo. Chiamiamo Luciano? Ecco qui. Luciano? Ecco qui, guardate come si presenta bene. Ma voi vi rendete conto? Noi ci troviamo
in un supermercato. Questa è la cosa bella. Ci siamo in Brugiuscit. Vieni. Ci siamo in Brugiuscit. Allora, benissimo, caro Luciano. Oggi cosa abbiamo? Innanzitutto, sempre complimenti per la presentazione. Oggi abbiamo pesce, vabbè, il venerdì oggi è pesce. Pesce, venerdì è pesce. Abbiamo delle code di rospo fatte alla marinara e poi degli scampi fatti al forno. Bellissimi, su un letto di limoni. Il limone non manca mai. Questa aureola che santifica questi prodotti fantastici, il pesce. In questo fantastico, caso il pesce. Fantastico, Luciano, bellissimi. E soprattutto, guardate, noi scherziamo, saranno bellissime. Noi li abbiamo assaggiati, perché poi noi li assaggiamo. Sono buoni, sono proprio no, buoni. No, vabbè, dobbiamo far capire che comunque questa è roba che noi prepariamo nei supermercati, non solo nel E la preparate tutte le mattine. Tutte le mattine, certo. Cioè, non è che la cosa surgelata, fatta così e messa nel microonde. No, dentro, dove guardate, lì ci sono le cucine. Luciano, cucina dalla mattina. Qui è via Esonzo, vero? Sì, sì. Qui è via Esonzo. Mi raccomando, meditate, gente, meditate. Salutiamo Luciano. Grazie, Luciano. Antonella, cosa ci vuoi dire oggi? Niente. Oggi Antonella non vuole dire niente. Meglio oggi Antonella è molto riservata. È riservata oggi. Senti, Tony, ieri a Sanremo... Ah, c'è una notiziona poi. Qual è la notiziona? Con te? Allora... Questi film di bluff che fa la Rai ogni tanto per l'audience. C'era Pippo Baudo, che c'era Cavallo Pazzo che si voleva buttare, che aveva già detto chi vinceva il festival. Quell'altro che si voleva suicidare. Quei due napoletani che non... Cioè, un teatro con tanti uomini della sicurezza. Non come visto questi due ragazzi, questi due? E poi ho saputo che la Rai poi li ha spesati. E hanno dormito in un albergo a 4 stelle. Avevano paura di Beppe Grillo fuori, forse facesse più odio. Beppe Grillo a me non fa più paura. Vabbè. Invece ieri, flop ascolti di Sanremo, l'unico momento in cui c'è stata l'apoteosi è quando il buon Renzo Arbore Foggiano ha cantato Foggiano Doc, ormai lui è napoletano più che Foggiano, diciamo così, perché Foggiano, ma lui canta Napoli. No, però ha cantato due belle canzoni, come si chiama? Quando mamma te l'ha fatto, quando mamma te l'ha fatto. E poi Reginella, e lì c'è stato una standing ovation per il buon Renzo Arbore. Complimenti, finalmente abbiamo, possiamo dire, ecco, che c'è il Sud che ha risvegliato un pochino questa kermesse del Nord. Ed è stata una cosa molto bella. Le canzoni, ti è piaciuta qualche, ti piace qualche canzone in particolare? Sinceramente no. No? A parte che non lo seguo. Ah. Io Sanremo seguo solo l'inizio, però mi piace di Sanremo l'atmosfera. Ah, ecco. No, Festaiola. No, invece io seguo, cioè accendo, mi addormento, come quando vedo il Gran Premio. E poi vedo alla fine che cosa è successo per spegnere la televisione. Non riesco proprio a vedere il Festival di Sanremo. Andiamo a vedere vediamo la signora, qual è la canzone di Sanremo che le è piaciuta di più? Non l'ho proprio sentita. Non l'ha proprio visto. Benissimo. Okay. Tu invece qual è la canzone di Sanremo che ti è piaciuta di più? Non lo sto seguendo. Non lo Sanremo, sto seguendo. Purtroppo. Antonella. Non lo seguo. Non lo seguo. Benissimo. Vediamo. Tutti pagati da Mediaset. Qual è la canzone di Sanremo? Il padre di Alfredo. Signor padre, qual è la canzone di Sanremo che le piace di più? Non lo segue. Tutti pagati da Berlusconi. Guardate, in questo momento il 100% degli intervistati non segue il Festival di Sanremo. Invece io sto strappando il giornale impunemente. Chiediamo a Bin Laden, il nostro Carmine cameraman. Lo segui Sanremo? No, non lo segue Sanremo. Non segue nessuno. Ma chi segue Sanremo? Vediamo la signora all'infondo se segue Sanremo. Un attimo. Signora, cosa vi piace di quest'anno di Sanremo? Niente. Signora, ha seguito Sanremo? No, non segue nessuno. Chi ha seguito Sanremo? Nessuno. Mamma. Seguito Sanremo? No. Guardate, il 100% l'apoteosi di Mediaset di questo supermercato non ha seguito il Festival di Sanremo. Se io vado a dire in giro, sai che ha fatto il Foggia domenica? Lo sanno tutti. Infatti. No. Allora, andiamo a vedere, eccola qua. Domenica ci sarà l'idolo di Peppino Baldassarre. Sì, Porta. Bellissimo, guardate, come al solito, Porta la gazzetta sempre alla grande. Solo chip abbiamo domenica, chop, pecchia. Esatto.
Cippa e Ciò. Ah, Pecchia. Porta allora, Pecchia. Guardate, Ultras World premia le coreografie del Foggia. Una bella notizia della settimana scorsa, messa il venerdì sulla Gazzetta. Fantastico. Anche quest'altra. Ecco qua. E poi, ecco, di una, maglia bella, unica. Una bella notizia della settimana scorsa, messa anche oggi sulla Gazzetta. Ma perché? Ma perché? Ma perché? No, vabbè, non è possibile. Si ferma Chiuve Muteng. Si ferma Chiere Mateng. Peccato il nostro aveva iniziato bene. Nera, aveva iniziato bene, aveva fatto due passi e si è infortunato. Poi è rientrato, ha fatto altri due passi e si è infortunato. Mi ricordo un giocatore del Foggia, perché però era forte, Fedele Limone. Che faceva Fedele Limone? Entrava e si infortunava, entrava e gli spasciavano il ginocchio. Peccato, vabbè. Chiere Mateng. Secondo me Chiere Mateng fa troppi bagordi. Vabbè. Signora, lei ha visto il Festival di Sanremo? Signora? No, non l'ha visto. No, vabbè, non l'ha visto. Ma non allora, vede mai nessuno niente. A questo punto, Dall'Occo dovrebbe tornare. Dall'Occo? Ecco qua, ieri le prove generali in vista della delicata trasferta in Campania. Questo significa che ci sarà una formazione rimaneggiata, anche perché, come ben sapete, come vi ha detto il nostro opinionista, il figlio di Peppino Baldassare, no. Toni, no. Non ci sarà Cavallaro, quindi in bocca al lupo al Foggia, seguitelo, dove gioca, a Ischia, quindi potete vedere la diretta su Teledown. Noi vi salutiamo perché la nostra settimana finisce, vi ricordiamo lunedì, siamo sempre qui, Pane Quotidiano, dal Convivi, via Mastelloni, la nostra mail è televisione@convivi.it. Allora, volevo salutare tutta la redazione. Allora, salutiamo Mariangela Mariani, sempre, che gli ho fatto in bocca al lupo perché io credo sia una giornalista che non si deve fermare a Foggia, deve andare oltre. Sì, a Carapelle. No, vabbè. E poi volevo ricordare a tutti i nostri telespettatori che lunedì alle ore 10:15 su Radio Master ho un'esclusiva per tutti i radioascoltatori di Foggia e della provincia. Ormai abbiamo un elfo esclusivo. Vi dico solo che è una delle 100 ragazze di Miss Italia 2002. Ah, 2002. Cioè ormai è una ragazza volto Rai. Ah, ecco, e come si chiama? Diciamo, là. Monica Castellini. Monica Castellini. Lo so, voi non dormirete fino a... È un mix tra la Colombari e Cameron Diaz. Oh, onesto, onestissimo. E lui, peccato che sarà in radio, non la potremo. Quando la possiamo vedere qua, Elfo? Dobbiamo il tuo coefficiente di rapicone. Allora, io interpellerò Mariano, che saluto, e vediamo. Vabbè, vedremo cosa fare. Okay. Va bene, grazie, buon weekend a tutti e buona giornata. Ecco il nuovo numero di Convi Magazine. Cucina, zucchine, le tue alleate durante la dieta. Salute, speciale dieta, i consigli del farmacista. Tempo libero, sai cos'è l'Airbnb? Scopri un nuovo modo di viaggiare. Spazio motori, metano o GPL? Scopriamo i vantaggi. E in più, gossip, news, attualità, eventi, sagre, mostre e spettacoli della nostra provincia e non solo. Programmi televisivi delle principali reti nazionali. Tutto questo ed altro ancora su Convi Magazine. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che, trafilato in oltre 150 stampi, prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Dove c'è gusto, c'è Barra.
Questo è il nostro mondo. Questo è ciò che facciamo ogni giorno per raccontarvi che dietro la bontà di ogni nostro prodotto c'è tutto il sapore della nostra terra. Ci, dimmi di, la vita, rida, ehi.